Fibi, Fibi, non si gioca a pallone in un posto così. State attenti o romperete qualcosa. Perché non lasciate perdere la palla e vi godete il museo? A voi piacciono i dinosauri? Pops, non sembri normale. Ti senti bene? Bambini, voi avete capito che cos'ha? Un ovetto con sorpresa? Un estintore! Bella mossa! Ma adesso è ancora più arrabbiata! Prova ad accecarla con il flash! Bambini, secondo voi in cosa dovrebbe trasformarsi Groovy per spaventare la mummia? No, Groovy! In un dinosauro! Che cosa abbiamo imparato, bambini? Niente palloni nei musei! Sembra che il tifo di questa casa sia diviso fra Real Madrid e Barcellona. Almeno l'amore li unisce. Bambini, dove sono Groovy e Phoebe? Povera Phoebe, deve essere una decisione difficile. Bambini, voi cosa pensate che dovrebbe fare? Idea fantastica! Oh no! Queste forbici non sembrano tagliare bene! Groovy, perché non l'aiuti? Oh bambini, che emozione! Attento! Pensano che tu sia lui! Scappa! Groovy, stai bene? Ehi bambini,
Vedrete come lo faremo guarire subito. Ehi, Groovy, vuoi un po' di broccoli? Ah, funziona sempre, bambini. Le verdure guariscono qualsiasi cosa. Groovy, perché non ti trasformi in un uccello molto più grande? Così Phoebe salirà su di te e ti aiuterà a scoprire cosa succede. Voliamo, Groovy! Eccoli lì. Che strano. Cosa staranno guardando? Oh no! Ma quella è una strega! Sono vittime di un incantesimo! Bambini, se Groovy si trasforma in una strega, potrà rompere l'incantesimo e trasformare lei in un maiale. Che ve ne pare? Spaventarla in modo che non torni più. Ma come? Vediamo. Joker? Frankenstein? Michael Jackson? Un topo. Aspettate, un topo. Ecco. Le streghe hanno paura dei topolini. Trasformati nel topo più grande che puoi. Più grande, Groovy. Più grande. Che succede, Groovy? Non avere paura, è solo cioccolato. Appena in tempo, Phoebe. Sembra che a Groovy piacciano solo le verdure. Papà e mamma sembrano molto contenti. Perché? Complimenti, Phoebe. Ti sei impegnata molto a scuola. Siamo davvero orgogliosi di te. Anche tu ti sei comportato bene, Groovy. Oh, un videogioco. Certo, un grande impegno merita una ricompensa. Divertitevi, ma con moderazione. Caspita, Phoebe, sembra piacerti molto. Invece a Groovy non tanto. Broccoli! È ora di mangiare! Che pancette avete! Mi piace sapere che adorate la verdura. Shh, Groovy, non disturbare Phoebe e ricordati, non bisogna esagerare con i videogiochi. Groovy, stai giocando da troppo tempo. Dovresti smettere. Caspita, Groovy, fantastico! Cos'è successo? Beh, non importa, inizia a ricostruirlo. Davvero emozionante! Ma chi è? Enderman? Attento, vorrà distruggere tutto quello che hai costruito. No! Attento, no! Più veloce! Dai, Groovy, so che puoi farcela! Groovy, credo che tu abbia avuto un incubo. Sicuramente non fa bene giocare così tanto. I videogiochi, sempre con moderazione. Benvenuti al Santuario degli Animali. Che divertente! In un santuario ci sono animali da fattoria che sono stati salvati e ora vivono insieme felici. Volete conoscerli? Dai! Ci sono le mucche con un vitellino. Un toro simpatico.
una capra, una pecora, galline e pulcini, un gallo. Mamma anatra con i suoi anatroccoli e anche maialini e un tacchino. Oh no! Sta arrivando il temporale! Ripariamoci tutti dentro la fattoria. Cosa succede, Phoebe? Cosa? È sparito il vitellino? Groovy, il vitellino è scomparso, dobbiamo ritrovarlo. È lì? Neanche lì? Nemmeno là? Dove può essere? Guarda, Groovy, il temporale ha fatto un buco nel muro. Bambini, sarà scappato da qui? Andiamo a cercarlo. Guardate, ci sono impronte fino al bosco. Saranno sue? In cosa si può trasformare Groovy per provarlo? In una palla? In una lente di ingrandimento? O in un pennello? Esatto, in una lente di ingrandimento. Sono impronte di vitello? Perfetto, se seguiamo le impronte lo ritroveremo. Cosa? Non ci sono più impronte? Guardate, un uccello! Magari ha visto il vitellino. Bambini, glielo chiediamo? Signor uccello, ha visto un vitellino? Si è perso! Sì! Groovy, seguilo! Dov'è? Il vitellino è intrappolato. È caduto e ora non può risalire. Bambini, in quale mezzo si può trasformare Groovy per salvare il vitellino? In un autobus? Un'auto della polizia o una gru? Ovvio, in una gru! Molto bene, bambini! Perfetto, con molta attenzione salviamo il vitellino. Com'è contento! Vorrà di certo tornare dalla sua mamma. Ottimo lavoro, bambini! Torniamo alla fattoria per aiutare ad aggiustarla. Non importa quanto sia forte il temporale, noi insieme siamo più forti! Wow! State facendo un picnic in giardino? Che bello! Cosa mangiate? Frutta! È una pesca! Che buona, vero? Attento al nocciolo, Groovy! All'interno di alcuni frutti c'è un seme molto grosso che non si può mangiare. Non sapete cos'è un seme? Ve lo spiego. Dai semi si ottengono i frutti. Come funziona? Primo, si fa un buco nella terra. Secondo, ci mettiamo il seme. Terzo, lo copriamo. E quarto, lo annaffiamo. Le piante hanno bisogno di acqua per crescere. Dal seme nasce una piccola pianta. Poi la piccola pianta si trasformerà in un albero come questo. Il seme della pesca. Ottima idea, Phoebe. Possiamo piantarlo. Così, Groovy, ci serve solo il seme. Come prima cosa dobbiamo fare un piccolo buco. Qui. No, Groovy, non così grande. Bene, abbiamo fatto il buco. Secondo, mettiamo il seme. Terzo, lo copriamo con la terra. E quarto... Giusto, annaffiare. Le piante hanno bisogno di acqua per crescere. Trovato. Groovy può aiutarci.
In cosa può trasformarsi Groovy per bagnare il seme? In un rastrello? Un cestino? O in un annaffiatoio? Esatto! In un annaffiatoio! Ora possiamo bagnare il seme. Che succede, bambini? State aspettando che cresca? Pazienza! Le piante hanno bisogno di tempo per crescere grandi e forti. Dobbiamo aspettare. Aspettate! Guardate! Bene! Visto? Nasce molto piccola, ma vedrete come diventerà grande. Venite a visitarla in ogni stagione e vedrete come cambia. Estate. In estate c'è sempre il sole e fa molto caldo. Guardate com'è cresciuta. Il sole aiuta le piante a crescere. È il loro nutrimento. Autunno. In autunno è nuvoloso e piove spesso. Le foglie degli alberi diventano marroni e cadono. Ma non vi preoccupate, sta solo riposando. Quando torna il sole, cresceranno di nuovo foglie verdi. Inverno. In inverno nevica e fa molto freddo. Dato che non c'è il sole, gli alberi restano senza foglie e aspettano che torni. Oh, avete ragione. Forse ha freddo senza le foglie. Così va meglio. Primavera. In primavera comincia a fare caldo e c'è il sole. Il giardino si riempie di fiori. E anche il nostro pesco, che bello! Guardate cosa succede, i fiori si trasformano in pesche! Bene, bambini, si mangia! Sono buonissime, vero? E vederle crescere è stato molto divertente. Potremmo piantare qualcos'altro. Ma Groovy, dove vai? Cosa? Un unicorno? Volete piantare un unicorno? Gli unicorni non nascono dagli alberi. Bambini, ripassiamo le stagioni? Estate, autunno, inverno e primavera. In estate c'è sempre il sole e fa molto caldo. Il tempo perfetto per andare in spiaggia. In autunno le temperature si abbassano e molti alberi perdono le foglie. Giocarci è molto divertente. In inverno fa molto freddo e c'è poca luce solare. Per questo motivo le piante non crescono. Però nevica molto ed è bellissimo. In primavera il sole splende di nuovo con forza e tutto si copre di fiori. È bello godersi il bel tempo. Bene!